tutte ragazze, oggi registriamo video leader, cerco di essere veloce perché sono di fretta, ma voglio farvi vedere comunque le cosine che ho preso. Oggi è lunedì 5 ottobre, se riesco questo video, se la tecnologia non mi avversa, ve la metto oggi stesso. E poi giovedì state sintonizzate perché devo fare una bella spesona a Lidl, di cose per la casa, insomma varie cose, e quindi sarà un pochino più succulente di questa. Lo scontrino è questo, è corto, però insomma qualcosa di interessante sono riuscita a trovarla. Allora, partiamo subito. Ho preso i gnocchetti, vado in ordine con lo scontrino per quanto possibile. Gnocchetti alla tirolese XXL, 1,29 euro, li abbiamo già mangiati tutti. Mi sono trovata benissimo, sono piaciuti anche a mio marito, che lui è un pochino più difficile per questo tipo di pasta. Li ho fatti nella ricetta che vi ho fatto vedere su Instagram, ovvero ho messo lo speck a padella, un pochino a brustolire. Dopo rilascia un po' il grasso, quindi non state a mettere l'olio, se no diventa troppo unta. Poi ho aggiunto i funghi che ho comprato da Lidl, che comprerò anche giovedì perché da quello che mi ricordo dovrebbero essere in offerta, o da lunedì o da giovedì, non mi ricordo, comunque dei funghi, quelli nel vasetto di latta, scolati bene dall'acqua e dall'olio. Poi ho fatto amalgamare i sapori, diciamo non ho messo cipolla, non ho messo aglio, non ho messo niente. Poi ho aggiunto la panna e ho spento subito il fornello. Io la panna l'ho aggiunta al condimento questa volta, non alla pasta fino in cottura. Poi questi vanno fatti cuocere, se li cuocete in acqua bollente 2 minuti, li buttate tutti insieme, amalgamate e vengono buonissimi. Oppure, se non volete farli bollire 2 minuti in acqua, sono 4 minuti in padella, dovete naturalmente metterli così come sono. Però vi consiglio un sughetto un po' liquido, un po' allungato, perché questi assorbono molto il sugo. La confezione è veramente grande, qui noi siamo abbastanza di delle buone forchette, però vi assicuro che secondo me 5 porzioni vengono, perché sono 6 etti. Le ho convenuto riprendere, che se le abbiamo appena mangiate, perché tanto scadono il 26 novembre, quindi li posso mettere tranquillamente in frigo fino a novembre. Poi 1,29 euro, neanche lasciarlo lì, perché questa tipologia di gnocchetto tirolese costa, e alla Coop costano molto molto di più. Poi ho preso il solito latte fresco, che come vi dicevo l'altra volta ha cambiato un po' pack, solo il latte italiano, alta qualità, fresco, pastorizzato, no OGM, non mangimi derivati da OGM, 1 litro, e l'ho pagato 1,09 euro. Poi ho preso per mio marito la bevanda, ma anche per me ogni tanto piace berla anche a me. Adesso, appena questa scorta rimane più leggera, ve la prendo su così facciamo meglio. Bevanda alla mandorla, 1,59 euro, della Milbona, 100% vegetale, solo mandorle italiane, è da 1 litro anche questo. Poi ho preso, aspettate che magari andiamo in ordine, adesso più leggera, andiamo in ordine con gli alimentari. Il panino morbidino, quindi più centesimi di uno, ne ho presi due. Aspetta che lo tiro fuori, se no si schiaccia, per Angelica merendina prima della piscina. Poi il budino mu con le macchie, il solito 1,69 euro, questo qui, anche se sto cercando di fargli mangiare soprattutto gli yogurt, però ogni tanto mi chiede questi, dato che di solito si trovano solo nella confezione grande, almeno nel mio Lidl li trovo sempre solo nella confezione grande. Stavolta c'erano nella confezioncina piccolina e li ho voluti prendere. 1,69 euro, sono 6 yogurtini. Poi latte con a 99 centesimi, solito pack da 3 di latte al cioccolato, che ve ne parlo, ve ne riparlo, lo mangiamo solo a merenda o in varie occasioni ogni tanto, a volte dopo la piscina per fargli dare un po' di carica, ma la mattina lei si beve il suo latte alta qualità intero col cioccolato Nesquik aggiunto. Poi ho preso lo yogurt della settimana asiatica, questi qui li avevo già presi in passato, mi erano piaciuti, quindi l'altra volta non c'erano ancora, quando ero andata non li avevano ancora messi fuori, quindi li ho presi questa settimana qui. Quindi se li trovate ancora ve li consiglio. Questi qui sono quelli, c'è cioè il disegno del mango e del cocco, e queste, tutte queste praline al lime, se mi ricordo bene, o non è questo tipo, non mi ricordo. Aspettate che vedo se riesco a capire qualcosa qua, ma forse questo non è quello con le palline al lime. Vabbè, comunque è buono comunque e ve lo consiglio. Costano, adesso ve lo dico, 89 centesimi l'uno. Poi ho preso il Kinder cioccolato, era in offerta, ho preso sia il Kinder Bueno che le barrette.
costano Kinder cioccolato, Kinder Bueno 2,39 € e ce ne sono 5, e il Kinder fetta al latte 1,99 €. Mi sembrava che costassero di meno, dopo devo controllare nell'app. Questo qua 1,99 €. Triangolini di mais, questi qua, che ad Angelica piacciono tanto, anche a me. Inizio ad avere prurito al naso ogni volta che faccio i terminati o volta la spesa, mi vengono degli attacchi di prurito qui, proprio alla base qui del naso. Scusate se mi gratto in diretta, 79 centesimi. Poi ho preso il preparato per i pancake, che non vedo nello scontrino. Ah, eccolo qua, 1,49 €. Ho preso il preparato per i pancake, magari sabato, che facciamo la colazione un pochino più con calma rispetto alle altre mattine, o una sera, anche volendo. Li possiamo anche fare, oppure, insomma, vediamo se ha voglia di pacciugare un po' Angelica, glieli faccio fare. Alimentari direi che non c'è più niente. Passiamo alle cose non alimentari. Vabbè, poi mi hanno dato due sticchi perché ho preso 35,94 €. Ormai la raccolta l'abbiamo finita e ce ne mancano due che avevamo già trovate, ma che ha perso, secondo me. Quindi questi due li faccio aprire lei, palpeggiando qua e là. Direi che qua c'è una cosa che abbiamo già, dopo il sbircio. Io spero di trovare, mi manca il divano, la poltrona, spero di trovarla. Poi ho preso le salviette a 1,79 €, queste salviette qui, 80 salviette, questa volta non sono riuscita a trovare la confezione 80 più 20, comunque 1,79 €, 80 di questo è un buon prezzo. Ho preso quelle Comfort invece di quelle Sensitive, come ci troviamo bene anche con queste, ne tengo un pacco nel bagno su, un pacco nel bagno giù, possono sempre servire. Aiuto, mi si è attaccato lo strappo al maglione e dopo mi tira i fili. Poi ho preso queste, erano già uscite in passato, cioè in passato, settimana scorsa, due settimane fa forse, o una o due settimane fa, non mi ricordo. Queste qui sono delle salviette, aspettate che vi cerco il prezzo. Ah, è ben corto lo scontrino, eh. Io, panno detergente, 1,79 €. No, panno detergente ha lo stesso prezzo delle salviettine. Beh. Gnocchetti, latte, bevanda alla mandorla, tappetino, panno detergente 1,79 €. Ma e le salviettine 1,79 €? Sì, costano uguale alle altre salviettine. Allora, queste qui sono dei panni detergente per la macchina. Qui ho bisogno del vostro aiuto, adesso vi spiego perché. Qui c'è scritto dashboard wipes matte, 30 salviette, quindi sono 30 salviette per la pulizia del cruscotto della macchina, per le parti in plastica, però in alcune qua c'era scritto shine, in alcune c'è scritto matte, io ho preso le matte. Credo di aver capito, ma non ne sono sicura, che matte siano per le plastiche opache e shine sia invece per diciamo gli interni di vecchia generazione che sono ancora lucidi, no? Dove si dava lucido cruscotto, credo. Perché matte vuol dire tipo anche rossetti matte, no? Opachi. Però ce n'era anche di uno di un altro tipo che non mi ricordo, clean, non mi ricordo che tipo era, che dopo sono andata a leggere, c'era scritto attenzione a darlo sul volante, attenzione a darlo sui vetri, attenzione, attenzione, tanto vale dopo sbagliare le microfibre e l'acqua, non so. E quindi ho preso questi, c'è scritto panno detergente per interni auto, 30 panni, detergenti umidificati per la pulizia e la cura delle superfici in plastica dell'auto, con effetto antistatico e antipolvere, però vedete non dice pulire con il panno detergente, passare sulle superfici da pulire con il panno, per superfici lucide passare il panno una seconda volta, chiudere bene la confezione dopo l'uso, io devo pulire la macchina in questi giorni perché è veramente indecente, bisogna dargli una bella aspirata e soprattutto dare una pulita anche al soggiolino di Angelica, perché quella è la parte più sporca. Poi in questi giorni è piovuto, c'è stato brutto, quindi abbiamo sporcato abbastanza, insomma, la macchina. Poi, allora, c'erano in offerta, ancora questo strappo, c'erano in offerta i profumatori per la casa, quelli nella confezione nera, che magari giovedì li prendo. Questa volta invece ho voluto prendere questo, che non l'avevo tocchiato l'altra volta, ma non l'avevo molto considerato, della Sweet Home Collection.
Costa 1,99 euro, mentre l'altro mi sembra che costasse 3,99 o 2,99, non mi ricordo di preciso. Ho preso questo che era un pochino più economico a 1,99 euro. Profumatore ambiente, ho preso arancia e cannella. Mi intrigava molto quello all'orchidea, ma dato che arachidea e vaniglia avevo paura che fosse troppo stomacoso. Ho preso questo qui, arancia e cannella. Tanto adesso iniziamo a tenere chiusa a casa e si sente, spero che si senta un po' di più. Stavo guardando se si riusciva a tirarlo fuori per non usarlo insieme senza devastare la confezione. Ma posso anche poi, ve la volevo tenere per parlarvene poi nei terminati, per dire se si sentiva, se perdurava. Ah, c'è il tappino, quello così. Io stavo guardando se avevo altri profumi aperti in casa, ma direi di no. Dopo, prima di smettere il video, vi devo far vedere una cosa che mi è successa con il profumatore che ho preso l'altra volta. Intanto che ci siamo, che io scarto qua, vi volevo dire per la questione regalino, le mie follower, barra calendario dell'avvento, non ho ben ancora capito che cosa fare, vi volevo dire di segnarvi, di non mettere sotto il video, ma di segnarvi la stellina gialla. Devo andare a prendere le forbici, quindi finiamo un attimo, vi faccio vedere l'ultima cosa che ho comprato, perché qui aprendolo si è rotto, quindi mi serve qualcosa per operarlo e aprirlo, così dopo vi faccio vedere cosa è successo con le altre due profumatori che ho preso le altre volte. Per finire in bellezza, io cercavo la tuta per bambina con pantaloni e felpa abbinata. Premetto che quella rosa non mi piaceva perché era un rosa che non era né rosa pastello né rosa antico né salmone, cioè un colore strano, difficile da abbinare. Quindi ho optato per un colore scuro, anche perché Angelica si sporca molto nelle ginocchia quando gioca in giardino e quindi all'asilo, quindi poi pulirlo è più difficoltoso, quindi l'ho voluto prendere nero. Il pantalone non l'ho trovato, il più piccolo che c'era erano tutti pantaloni 8-10, 8-10, 10-12, non c'era la 6-8, mentre questo tipo di felpe parte dai 6 e quindi ho trovato solo il sopra 6-8, l'ho preso, non è brutto, è nero con la scritta oro. E il sotto è rosa, bianco e nero. E l'ho preso che mi è piaciuto molto perché non c'è il cappuccio. Io le felpe col cappuccio sono scomode, secondo me. E cioè sono comode da un lato, scomodo dall'altro. Comodo se esci solo con quello che fa tipo Walsh, se c'è brutto tempo, c'è vento. Ma quando avevi il piumino sopra, sembri il gobbo di Notre Dame, cioè a me non piacciono con il cappuccio, sono molto più pratiche così. E la cosa molto bella di questo è che ha un bello scollettino, non è proprio troppo, non arriva troppo su. Ha il collo, tipo, diciamo coreana per intenderci, è a giro. E la cosa bella è che la zip ha questo pezzo di tessuto che rende più pratico tirare su e giù anche per il bambino stesso. E la cosa bella è che ha il copri zip nella parte finale, perché mi è capitato di felpe anche un pochino più costose che non avevano questo copri zip e il bambino, soprattutto se è piccolino, fa questo movimento, poi si trova tutto graffiato qua sotto con le zip di nylon. Quindi questa era molto bella e arrivava di zip, è fatta molto bene, arriva anche più in basso, vedete, e ha anche la copertura anche dalla parte di qua per quando rimane aperta, quindi è molto confortevole. Però il fatto che abbia il copri zip mi piace. All'interno è felpata, quindi bella calducciosa. Adesso la disinfetto, la lavo, adesso vedo un attimo e non ho la foto da farvi vedere indossata perché era così nei cestoni, quindi la andrò a lavare, insomma. Speriamo che non si restringa troppo perché è un 6-8, ma non mi sembra così esagerata, Tra l'altro ho comprato dei collant nuovi ad Angelica questa settimana, ho dovuto prendere 6 anni e gli vanno a pelo, quindi lei è abbastanza alta. Quindi questo è grande, perché fa 122-128 centimetri, però la mia paura è che gli siano lunghe le maniche, al massimo faremo un ribaltino, tanto la manica, guardate, una volta rovesciata, se la rovesciate bene, state un attimo attenti, vedete, sembra proprio un vero e proprio polsino, non è brutto dentro, anche la cucitura, vedete, qui non c'è la taglia e cuci, è proprio cucita bene e quindi è carino da mettere anche con il risvolto. E cosa dite? Per me è carina, l'ho pagata, adesso ve lo dico, 9,99, costa un po', però no, per me la qualità è buona, mi è piaciuta, l'ho presa volentieri, peccato non ho trovato i pantaloni. Perché il 6-8
parte che li avrei voluti vedere aperti, non c'era nessun 6-8. Quindi magari ci guardo nei prossimi giorni, giovedì, se buttano fuori qualcosa, perché a volte mi è capitato di tornarci e trovarli dopo, magari uno che ha fatto un reso, qualcosa che avevano in scorta in magazzino, ho messo fuori dopo. Adesso interrompo un attimo il video e vado a prendere, annusiamo questo profumatore, e vi vado a prendere gli altri due per farvi vedere cos'era successo. L'ho appena aperto e sto annusando. Allora, vi dico che io mi aspettavo un odore un pochino più agrumato. La cannella si sente. Sinceramente adesso mi si sta un po' abituando, potevano fare almeno una cosa che si avvitava, cioè proprio appoggiato così, vabbè. E adesso lo mettiamo subito in uso. Mi aspettavo qualcosa di un pochino più agrumato, di diverso. Comunque adesso magari lo metto in bagno, perché mi sono appena ricordata che l'ho aperto, ma ho quello che vi voglio far vedere di Lidl, quello della settimana greca, che vi volevo spiegare una cosa. Adesso magari facciamo così per bene, li imbeviamo senza bagnare possibilmente il divano, Annalisa, che se cade una goccia di sta roba non si sa mai. Ecco. Allora, l'odore è poco agrumato, si sente soprattutto la cannella. Io lo annuso e mi viene in mente l'Aperol, secondo me c'ha l'odore dell'Aperol o del Crodino. Se vi prendo gli altri due, comunque non è male, ma pensavo meglio. Questo l'avevo comprato sempre da Lidl, che aveva il fiorellino bianco, no? Il liquido, vedete, sotto è di questo colore. Aveva il fiorellino panna. Questo è un odore un po' particolare. Oggi veramente sopporto poco gli odori. Forse perché è mattina, non so. E di questo vi volevo segnalare, se l'avete, fate molta attenzione se i petali toccano, come in questo caso qui, se sono molto impregnati di prodotto, può essere che trasferiscano sul vetro, anzi può essere trasferiscono, perché a me è successo, vedete, e colando vanno a rovinarvi la superficie dove l'avete messo. Io non so se possa rovinare la gomma, il legno, le superfici laccate, non lo so. Io questa l'avevo messo in bagno sopra la cassettiera, perché io ho il bagno nuovo, ma ho voluto la cassetta, non ho quella a muro col pulsante. L'ho appoggiato lì e adesso che lo sono andata a togliere, cioè adesso dopo pochi giorni che era dentro, che questo era, si era già imbevuto così tanto, perché all'inizio diventa bianco con delle sfumature blu, poi diventa bianco con delle sfumature più accese di questo colore, finché diventa proprio così. E vi stavo dicendo, dove l'avevo appoggiato, l'ho spostato, c'era la goccia di prodotto e mi ha macchiato la cassetta del bagno, quindi attenzione sulla plastica dove lo mettete, perché se è riuscito a penetrare la plastica e macchiare, potrebbe anche rovinarvi il bagno, quindi attenzione, scusate, mi sta venendo il singhiozzo per un attimo quando vi è passato, poi vi faccio vedere l'altro. Per quanto riguarda invece quello del profumatore della settimana greca, io l'avevo travasato dentro a questo vasetto che mi è stato regalato da mia cognata quando ha fatto i 25 anni di matrimonio. Io cosa ho detto? Non ci metto dentro quello blu, perché non so cosa potrebbe succedere, gli metto dentro quello della settimana greca, albicocca e miele, albicocca e non mi ricordo, comunque c'era albicocca. Ed è successo una cosa che non avrei mai immaginato. Il vasettino sotto, vedete che è di non mi viene la parola oggi, mamma che fatica. Il vasetto sotto, che è di pietra, non mi viene la parola, di porcellana, che chiamano così, non ha fatto niente, neanche questa fogliolina attaccata, neanche il cordino. Il fiorellino, vedete che c'è lo stantuffo dentro? Tra l'altro l'odore è buonissimo, ma non si percepisce una cipalippa, secondo me, qua in casa. Io non lo sento. Il profumatore di Lidl con i suoi bastoncini lo sentivo, quello della settimana greca, questo qua. Ma qui dentro per me non si sente niente. Cos'è successo? Che il gesso di cui è fatto, il materiale di cui è fatta questa qui, questa rosa, che era bianca come questa qui, vedete com'è diventata? Ha cambiato colore. La cosa però, nella sfortuna che è diventata, io avrei preferito che rimanesse bianca, però nella sfortuna che è diventata colorata, vedete come l'ha preso sfumato il colore, solamente nei bordi del petalo e nel centro ha preso questo colore, non si è colorata tutta.
Si è colorato solo il bordino, non mi chiedetelo come mai, non lo so, forse dentro sarà impostato, boh, ci sarà una spugnetta, ci sarà qualcosa, non lo so. Quello stantuffo è bello bagnato, vedete, ancora bello pieno, anzi secondo me non è calato proprio, non lo so. Comunque è successa sta cosa, quindi se lo mettete dentro a un profumatore che ci tenete, sappiate che anche se il liquido quando lo mettete dentro è trasparente potrebbe succedere questa cosa. Niente ragazze, questo è tutto. Io spero di avervi fatto un pochino di compagnia e di avervi dato delle informazioni utili con questi profumatori. Vi do le solite raccomandazioni. Prima però vi dico cuoricino rosso. Mi raccomando, tenete tutte queste simbolini perché presto ci sarà, vi spiegherò come funzionerà la cosa. Credo, se non cambia niente, ma poi ci aggiorniamo più avanti, di poter fare tipo un mini calendario dell'avvento dove dentro vi metto dei prodotti e fine ottobre, se riesco, chiudiamo il tutto. No, fine ottobre, scusate, tra fine ottobre e primi 15 giorni di novembre chiudiamo il tutto. Così io ho il tempo per andare a controllare tutto quanto, mi manderete quello che c'è da mandare e ho il tempo anche di preparare il pacco perché se facciamo la cosa del calendario dell'avvento, il calendario dell'avvento i primi di dicembre bisogna aprirlo, quindi bisogna che lo ricevete almeno per la fine di novembre. Quindi continuate a guardare i video, mi raccomando, e continuate a notare tutto e come vi ho detto l'altra volta, cercherò di far vincere le persone, se ci dovessero essere dei pari merito, le persone che hanno visto tutto il video, non vi dico quale, uno dei miei video, avevo dato la possibilità a qualcuno di mettere dei simbolini particolari sotto il video in modo da avere dei punti in più, ecco, una marcia in più per vincere. E per vincere, per venire estratti, perché come vi dicevo non è un giveaway, perché i giveaway non si possono fare, è un regalo che io voglio fare a una di voi, lo deciderò io, tra le persone che mi seguono di più, e come fare a decidere le persone che mi seguono di più, ve l'ho già detto nel video Lidl de alimentari, video precedente quello alimentari, quindi se non l'avete visto andate a vedere quello, ma andate a vedere anche tutti gli altri, se non ce la fate a partecipare. A farmi capire più che partecipare, parliamo bene perché non vogliamo casini col giveaway che giveaway non è. Quindi vi spiegherò bene, insomma, vi ho già spiegato bene tutto. Niente, quindi fate questa cosa che vi ho detto. Io intanto vi saluto, vi mando un bacio su qui con questo coso in mano, vi do le sue raccomandazioni, iscrivetevi al canale. Condividete il video se mi volete aiutare a crescere, lasciate un like, un commento, seguitemi su Instagram. Qua sotto nel box informazioni c'è un po' tutto e niente, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo giovedì col prossimo video.